Grazie Presidente, colleghi, Governo. Il testo che ci apprestiamo a votare e che vedrà ovviamente il sostegno del nostro gruppo ha come scopo quello di correggere il Rosatellum, legge elettorale scritta in fretta e male. La modifica parziale che approviamo oggi non significa certo che condividiamo tutto il resto dell'impianto, l'ho preciso affinché resti agli atti. Interveniamo infatti solo su quell'anomalia dell'attuale legge che vede indicati con numeri interi le quantità di seggi che debbono essere assegnate con il metodo dei collegi uninominali e plurinominali. Si procede ora a sostituire questi parametri con dei rapporti frazionari, 3/8 come è stato detto, sulla falsariga di quanto allora in percentuale 75%, 25% prevedeva la legge del Mattarellum. Questa però è solo una delle tante pecche del Rosatellum. Ci basti pensare, ad esempio, che credo concorderanno con me i colleghi membri della Giunta per le elezioni, al gran numero di voti nulli registrati a causa di elettori caduti in errore per maldestre regole sull'espressione di voto. Il provvedimento alla nostra attenzione permetterà di rendere sempre utilizzabile la legge elettorale, a prescindere da quale sia il numero dei parlamentari da eleggere. E ciò riconduce ad una maggiore tutela del lavoro e dei poteri di questo Parlamento e in via non secondaria delle prerogative del Presidente della Repubblica. Da un lato, infatti, stante la volontà politica condivisa da gran parte degli schieramenti di questa Aula, è già esplicitata con il voto del primo passaggio in Aula della legge costituzionale di alcuni giorni fa, il Parlamento è libero di procedere al taglio del numero dei parlamentari senza la spada di Damocle del ritrovarsi con una legge elettorale inapplicabile. Dall'altro lato, il Capo dello Stato vede salva e garantita la sua facoltà di scioglimento delle Camere in ogni momento, perché sarà appunto sempre in vigore una legge elettorale funzionante. Va dato atto e merito agli estensori del testo, al relatore e agli uffici che hanno provveduto a effettuare tutte le simulazioni statistiche, che è stato fatto un ottimo lavoro perché a Costituzione invariata i nuovi algoritmi riconducono ad una distribuzione identica dei collegi elettorali rispetto al testo originale. Qualora invece sopravvenisse, come noi auspichiamo, la riduzione a 400 deputati e a 200 senatori, il nuovo testo garantirebbe l'esatta proporzione in ogni circoscrizione elettorale. Per rispondere ora invece alle timide critiche riferite al provvedimento, in primis quelle di ineguatezza in termini di rappresentanza e di rappresentatività della legge elettorale, al momento di eleggere un Parlamento a ranghi ridotti, vogliamo rassicurare che non escludiamo a prioristicamente l'emanazione di una nuova legge elettorale. Anzi, come ben noto, la Lega non è stata un'appassionata sostenitrice del Rosatellum. Siamo sin d'ora disponibili a valutare un'alternativa. Ma ciò potrà avvenire solo a tempo debito, ossia a riforma costituzionale approvata. Quella che approviamo ora non è la nostra legge elettorale, ma solo un utile adeguamento di quella che è in vigore. Con riferimento alla dimensione dei collegi uninominali del Senato, in caso di riduzione a 200 senatori, mi preme segnalare che la stragrande maggioranza di essi si assesterà su una cifra di 800.000 elettori, che nulla è se non l'esatta proporzione cui facevo riferimento prima rispetto agli attuali collegi da circa 500.000 abitanti. La casistica di collegi con più di 1 milione di abitanti sarà soltanto la rara eccezione e non la regola, come qualcuno vuol far credere. Mi sorprende che quel qualcuno sia la stessa parte politica che con la riforma costituzionale Renzi-Boschi, sonoramente bocciata dagli italiani, aveva proposto che i consigli regionali indicassero un solo senatore per 1.200.000 abitanti del Friuli, un solo senatore per 1.300.000 abitanti dell'Abruzzo, un solo senatore per 1.500.000 abitanti delle Marche e un solo senatore per 1.500.000 abitanti della Liguria. Ma siamo certi che la dimensione del collegio uninominale incida sul livello di rappresentatività di un eletto? Sono stati presi come metro di confronto alcuni paesi europei, ma da nessuno ho ascoltato un paragone con quella che è la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d'America, dove troviamo il Senato più noto al mondo. Negli USA è in vigore da più di 100 anni un sistema elettorale in cui i collegi uninominali spaziano dal 500.000 ai 40 milioni di abitanti, senza che questo abbia mai dato adito a problemi. Possiamo forse dire che i cittadini dello Stato di New York non riconoscessero Hillary Clinton come loro senatrice? O quelli del Massachusetts, Ted Kennedy, quale loro rappresentante, McCain per l'Arizona, Rubio per la Florida o Cruz per il Texas? Cambiando argomento, vediamo infine con favore la positiva individuazione di una soluzione alla questione trentina e sudtirolese,
che grazie al combinato disposto dei due provvedimenti sgombra il campo da ogni possibile dubbio sulla riapertura di storici contenziosi con l'Austria. Possiamo rassicurare i colleghi del PD che almeno per questa volta Vienna non ci dichiarerà guerra. Chiudo con un cenno all'ultimo articolo che conferisce la delega al governo per la determinazione dei collegi legandola a doppio filo con l'approvazione della riforma costituzionale e con un termine preciso entro cui ciò debba avvenire, dimostrazione della nostra volontà di procedere concretamente e non in virtù di una sterile propaganda come dite voi, ad una reale e consistente taglio del numero dei parlamentari. E aggiungerei finalmente. Grazie Presidente.